Ciao a tutti ragazzi, qui è Fisio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con le magiche storie sonore. Perché mi viene da ridere raga? Perché facciamo questa collezione ormai con una cadenza annuale, non so, un video ogni 100 anni. Io le sto prendendo tutte sul primo edicola, mi dispiace ma in edicola qui da me ci ho provato in tutti i modi con l'edicolante, ce l'abbiamo messa tutta con i distributori, però nella nostra zona non arrivano le magiche storie sonore. Quindi le devo ordinare tutte sul primo edicola con una lentezza incredibile. E quindi purtroppo io torno perché mi piace questa collezione e la voglio fare tutta. Però ovviamente dobbiamo fare un po' di pazienza. Vi avviso sempre, vi lascio i social qui sotto, quando escono nuovi numeri, quando mi arrivano, vi faccio sempre delle storie. Vi dico ragazzi sta per arrivare, ve lo facciamo. Però purtroppo come detto dobbiamo farlo molto lentamente. Va bene? Ragazzi ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle magiche storie sonore, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto fino ad ora. Oggi ci facciamo Lilo e Stitch, ragazzi è bellissimo questo cartone animato. Peraltro devo dirvi, io quando l'ho visto non l'ho apprezzato tanto come quando l'ho rivisto da grande. Avete presente quando vi ho spiegato che certi cartoni animati hanno un po' di valore diverso quando si vedono da bambini e quando si vedono da adulti? Lilo e Stitch è uno di questi, è veramente molto intenso secondo me come valori che trasmette. Molto bello, quindi sono contento di averlo collezionato. Peraltro la miniatura mi sembra davvero ottima. Va bene ragazzi miei, spostiamoci sotto e andiamo ad aprire Lilo e Stitch. Ok ragazzi, eccoci qui, pronti via, andiamo ad aprire Lilo e Stitch. Come vi dicevo è un cartone animato veramente bellissimo, che non lo so, mi è piaciuto molto questo fatto di Stitch che riesce ad umanizzarsi, ecco, no? Da esperimento 626 alla fine a diventare un personaggio che desidera una famiglia, civilizzato, buono, no? Quindi veramente bello, che secondo me fa riflettere anche tanto sul fatto che poi buoni e cattivi è sempre un messaggio un po' relativo, nel senso bisogna vedere anche come vengono trattate le persone, che vita hanno fatto, come sono cresciuti, no? Perché un ambiente sereno e ricco d'amore sicuramente può far diventare delle persone, può far cambiare molto le persone. In questo caso ovviamente succede proprio così, infatti Stitch si ritrova a casa nelle Hawaii da Lilo, che desiderava tantissimo un cane da compagnia e trova proprio lui, questo alieno distruttore super potente, che purtroppo viene braccato insomma per essere recuperato. È un cartone animato che come detto mi è piaciuto molto, l'ho rivisto anche ultimamente e devo dire l'ho apprezzato anche di più, perché alla fine non si finisce mai di crescere e di maturare, quindi certe cose poi assumono un altro tipo di significato, come spesso vi dico quando vediamo queste storie della Walt Disney. Allora andiamo a leggere, nel frattempo ce lo siamo sfogliato. Allora, nello spazio profondo uno scienziato alieno con quattro occhi di nome Jumba ha dato vita a una creatura dalle lunghe orecchie e dai denti aguzzi, si chiama Esperimento 626. Ragazzi, lui è sicuramente Stitch, un miscuglio, diciamo, fra un cane e un koala, ecco, diciamo così. Carinissimo, simpaticissimo. Eccolo qua. Allora, ce lo andiamo ad aprire. Quindi vi faccio vedere la miniatura, che come vi dicevo, secondo me è stata realizzata davvero molto bene. Soprattutto Stitch, devo dirvi, mi piace molto. Allora, togliamolo dalla scatolina. Eccolo qua. Allora, guardate un po' che spettacolo. Sono due personaggi fatti benissimo. Mi piacciono molto gli occhi di Lilo. Guardate un po', ve li faccio vedere da vicino. Guardate come sono colorati da paura. Si vede proprio benissimo il colore nocciola, l'iride. Poi abbiamo anche il puntino bianco sull'occhio, fatto molto bene. E poi guardate anche la lingua e la bocca, come sono stati disegnati bene. Per quanto riguarda Stitch, diciamo che qualche piccolo difettuccio lo possiamo trovare sui denti, vedete, perché non l'hanno colorati proprio benissimo. Però anche lui il viso molto bello, gli occhi mi piacciono e guardate anche la scultura con le orecchie, vedete, un po' tagliate, molto carino anche, vedete, le unghiette. Qui abbiamo questo piccolo difetto di colorazione che, come sapete, io me li risolvo da solo. Su Instagram vi ho lasciato una storia in evidenza, ve lo ricordo sempre, dove vi faccio vedere come correggo questo tipo di errori, ovviamente quando sono piccoli, eh? Se lo volete vedere, insomma, vi potrà sicuramente essere utile. Poi vediamo, magari un giorno vi ci faccio un video, una sorta di videoguida, magari su YouTube risulta più accessibile per tutti, vediamo. Fatemi sapere, se vi interessa fatemelo sapere, magari un video ce lo facciamo.
Ok, allora adesso andiamo a prendere il Magic Box. Facciamo entrare Simba e il Magic Box. Ci andiamo a posizionare sulla prima pagina, così ce l'ascoltiamo insieme. Eccola qua. Accendiamo il Magic Box e diamo via alla magia. Lilo e Stitch. Nello spazio profondo, uno scienziato alieno con quattro occhi di nome Jumba ha dato vita a una creatura dalle lunghe orecchie e dai denti aguzzi. Si chiama Esperimento 626. È a prova di proiettile e di fuoco. Pensa più velocemente di un supercomputer, ma distrugge tutto quello che incontra. La Federazione Galattica ha deciso di liberarsene perché è troppo pericoloso. Ok, perfetto ragazzi, come sempre l'esperienza del Magic Box è da voto 10. Cioè, ormai ve l'ho detto tante volte, ma questa collezione secondo me è davvero top. Allora, eccolo qua il nostro Lilo e Stitch, e qui la prima uscita Simba. Raga, mi dispiace soltanto di farvele vedere con un ritardo pazzesco, sono indietrissimo, mi dispiace, però non temete perché, come vi ho sempre ripetuto in tutti i video, non è mia intenzione fermarmi, perlomeno non adesso, perché ci sono ancora tantissime storie che mi piacciono. Dobbiamo solo avere un po' di pazienza, dai, quando arrivano le apriamo insieme. Dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like bello come il nostro Stitch, non so, un like con quattro zampe. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuta questa statuina e se le state ancora collezionando e se da voi arrivano oppure come me non si riescono più a trovare. Qui da Visio e da Lilo e Stitch è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!